Ti piacerebbe andare più veloce, saltare più in alto, essere più attivo nei cambi di direzione e quant'altro? Bene, allora fai lo squat. E questa è, devo dire, una tematica abbastanza nota, quasi ovvia. Però la cosa non ovvia è quale tipo di squat. E effettivamente la ricerca scientifica su questo ha fatto un grande lavoro e molto importante. Effettivamente le linee di tendenza stanno andando in questa direzione. Ovvero, ci sono tre tipologie di squat. Insomma, i cultori dell'attività fisica lo sanno molto bene, e ovviamente i preparatori atletici, personal trainer, sanno benissimo di cosa stiamo parlando. Ma insomma, per un po' tutti riepiloghiamo. Se parliamo di squat, non è solo uno, ma ad esempio abbiamo il full squat, l'half squat e il quarter squat. Nelle immagini abbiamo qualche esempio. Benissimo, allora molto probabilmente quando facciamo lo squat noi tendiamo, diciamo, a rendere queste modalità un po' simili tra di loro. I ricercatori invece hanno voluto verificare due fattori molto importanti, ovvero il salto verticale e i 40 yards, che sono più o meno i 36 metri, quindi uno scatto molto veloce in atletica leggera. Questi ovviamente sono degli indicatori per tutte quelle tipologia anche di cambi di direzione che ovviamente richiedono questa competenza. Cosa è successo? Tra queste tipologie, quella che ha dato la migliore risposta sia nel salto verticale che nella velocità dei 40 yards, dei 36 metri, è stato il quarter squat. Questo perché? Molto probabilmente per due fattori. Uno, perché il tipo di angolo che veniva utilizzato in questa metodologia di allenamento, che era stata fatta due volte alla settimana per l'80% del carico dell'1RM, effettivamente era molto più vicina a questa angolazione al gesto specifico dello sport. La seconda tematica è che molto probabilmente il tipo di attivazione muscolare dei muscoli impegnati, ovvero degli estensori dell'anca, che sono il grande gluteo ma anche il bicipite femorale, così come il semimembranoso e semitendinoso, venivano attivati in un modo molto più efficace in riferimento allo sport che poi veniva ovviamente valutato. Quindi il preparatore effettivamente deve avere una grande competenza per capire se il tipo di sport che stiamo allenando effettivamente risponde meglio ad un tipo di angolo nel movimento dell'allenamento che magari dà una migliore risposta in uscita. Effettivamente dire fare squat quindi non basta, che tipologia di squat, perché alcuni sono più efficaci per certe cose ed altri sono più efficaci per altri movimenti o altre esecuzioni. Questa cosa si fa veramente complicata, ma d'altronde è il bello della ricerca scientifica applicata allo sport. Tutti i riferimenti li avete sempre visti nelle slide a fianco, per cui se volete anche approfondire trovate la ricerca scientifica e leggete con grande interesse. Grazie, ci sentiamo al prossimo. Se vuoi condividi, mi fa molto piacere, e commenta, perché qualche volte effettivamente anche noi abbiamo voglia di rimetterci un po' in gioco e di rispondere a quante più persone possibili. Grazie, al prossimo.